sembrava tanto freddo e aver tolto tempo all'acquisto delle carri natalizi. Io prima di passare, di presentarvi gli ospiti, quelli che chiaramente non conoscete, e lasciare loro la parola, vi volevo raccontare un po' da che cosa nasce l'idea di questo incontro e in particolare anche riportare la vostra domanda con i dati per me significativi e che in realtà hanno dato la storia di questo incontro. Il punto di partenza è quello per cui spesso sentiamo i media, gli esponenti e i maggiori partiti politici italiani già da tempo partire da un'idea che è quella dell'intangibilità della nostra carta costituzionale. Quindi si dice che la nostra carta costituzionale è una delle meglio scritte nel mondo, che quelle successive che sono state in vigore ad essa si ispirano, ad esempio quella spagnola del 1978. Si dice che costituzionalisti non si ispiri per certi versi a quella italiana. E al contempo, da anni ormai, sentiamo per larga parte delle forze politiche dire che la nostra carta costituzionale va modificata e alcune riforme costituzionali e istituzionali molto rilevanti sono in agenda, se ne parla da tempo. Vi faccio alcuni esempi velocissimi. Fino a un po' di tempo fa si parlava di modificare in generale addirittura la forma di governo, quindi passare da un semipresidenzialismo o un presidenzialismo sull'unione francese, con quanto ne consegue, quindi maggiori poteri al presidente del Consiglio dei Ministri o una paventata elezione diretta del Presidente della Repubblica. Poi un'altra questione su cui si dibatte e spesso si sente è il famoso Senato delle Regioni. Il Senato federale, il Senato delle autonomie, quindi una ristrutturazione di quelle che sono le due camere del Parlamento, in particolare del Senato, nella sua composizione, e questo per superare quella che viene definita l'anomalia del Parlamento italiano, quindi in particolare quel bipolarismo, quello di bicameralismo perfetto. E in questo senso mi piace farmi le parole di Roberto Picchio, un illustre costituzionalista, il quale ha riguardo, e secondo me ha centrato perfettamente il problema, il fulcro del dibattito su questo tema, ha affermato che è facile dire Senato federale o Senato delle regioni, molto più complicato è disegnare un organo coerente con le aspettative e che permette di rendere più razionali le procedure legislative. Significativo fare questo commento. Inoltre, quando dei temi cari del Movimento 5 Stelle, si parla spesso di tornare a ritoccare il titolo quinto della Costituzione, quello che riguarda il sistema degli enti locali. C'è stata una riforma, come saprete, nel 2001, il titolo quinto, che però pare non abbia dato risultati sperati. Il Movimento 5 Stelle ha detto che una battaglia importante che porta avanti è quella della coalizione delle province. E non più tardi, due settimane fa, Beppe Grillo dal palco di Genova diceva, ovviamente, faceva accenno in maniera assolutamente provocatoria al fatto di dismettere anche le regioni, qualora le stesse non fossero altro che un ulteriore spreco di denaro pubblico. Inoltre, vi faccio un ultimo cenno agli ultimi due argomenti che sono davvero sulla bocca di tutti, e in particolare la divisione, la riforma dell'articolo 138 della Costituzione. Quindi il procedimento di revisione costituzionali e la legge elettorale, chiaramente. Io sull'articolo 138 non dico nulla perché chi verrà dopo di me, i nostri autori qui, sapranno raccontare in maniera molto puntuale di quello che posso fare io. E in particolare poi appunto mi cito la questione che riguarda la legge elettorale, visto che il 4 dicembre scorso è intervenuta la Corte Costituzionale con una sentenza davvero peculiare per certi aspetti, dichiarando dopo 8 anni di vigenza la costituzionalità del procedimento, con riferimento a due aspetti particolari che sono il premio di maggioranza e la mancanza di possibilità di esprimere una preferenza per gli elettori.
Nell'ambito di questo dibattito, di queste riforme costituzionali di cui si discute, io volevo ricordare alcuni dati da cui poi parte effettivamente la volontà di discutere con il relatore di stasera con riferimento alle riforme costituzionali. In particolare un dato importantissimo, molto significativo secondo me, che spesso si dimentica, ossia 17 legislature, 62 governi, per una durata media di poco più di un anno ciascuno. Questo dato è estremamente significativo perché sottolinea e porta in evidenza una instabilità sistemica. Se fate caso, è molto facile ricordarsi i nomi dei Presidenti della Repubblica, ma praticamente nessuno è in grado di ricordare i nomi di Presidente del Consiglio dei Ministri, perché sono troppi fondamentalmente. E in questo senso vi cito un altro dato statistico, la produzione legislativa. Nella 16ª legislatura, quella appena passata, la produzione legislativa complessiva siete stati su queste cifre in particolare: 45% del totale riguarda la produzione di leggi, tra cui soprattutto leggi di conversione di decreti legge. Il 28% del totale riguarda appunto la produzione di decreti legislativi e infine il 14% di decreti legge. Quindi semplicemente questi dati sottolineano una struttura che conoscete benissimo, cioè il fatto che la decretazione d'urgenza viene oggi ad essere uno strumento di legiferazione fisiologico e ordinario invece che eccezionale, come dovrebbe essere secondo il dettato della Costituzione. In questo modo, tra l'altro, esautorando completamente il Parlamento da quelle che dovrebbero essere le prerogative sue proprie. In scia, i tempi di adozione di un provvedimento legislativo, anche questo è un dato che a me ha colpito moltissimo. In media sono 365 giorni al Senato, 274 alla Camera. Quindi, se ci fate caso, poco meno di un anno. Se l'iniziativa legislativa, tuttavia, è di origine governativa, i tempi si abbattono in maniera clamorosa: 45 giorni al Senato, 35 alla Camera. Direi che non c'è bisogno di aggiungere altro su questo dato. Un altro dato, questo curioso, si parla spesso di riduzione del numero dei parlamentari. Noi abbiamo 945 totali, più senatori a vita. Quindi attualmente abbiamo un parlamentare ogni 63.831 abitante in Italia. Negli altri paesi, comparabili con l'Italia, il trend è un pochino più alto. Un parlamentare ogni 118.339 abitanti in Germania, in Gran Bretagna un parlamentare ogni 41.920, in Francia uno ogni 71.138, in Spagna un parlamentare ogni 75.588 abitanti. E allora una domanda che a me è sorta spontanea e che mi piacerebbe nessuna risposta da senatori è quella per cui, al di là del questo eccesso di rappresentanti, insomma, di rappresentanti, oltre al costo economico, in realtà secondo me è un'altra conseguenza, ossia il fatto che questo largo numero di rappresentanti si annidano anche parlamentari improduttivi e questo provoca un'ulteriore conseguenza, ossia un danneggiamento alla reputazione dell'istituzione in cui fanno parte e conseguentemente, credo, una riduzione della capacità rappresentativa dell'istituzione stessa, con tutto quello che ne consegue. E infine l'ultimo dato, smetto di annoiarmi con le statistiche, riguarda invece la Corte Costituzionale. Questo è un altro dato che a me ha lasciato molto, molto sorpreso. E cioè, la Corte Costituzionale, questi i dati che vi sto per citare, sono stati espressi dal Presidente della Corte Costituzionale nella relazione all'anno 2012, di apertura dell'anno 2012 di attività. Il 47% delle decisioni che vengono assunte dalla Corte Costituzionale riguardano i cosiddetti procedimenti di via principale, cioè le vertenze tra Stato e Regioni. Quelli che riguardano invece il procedimento di legittimità, quello che riguarda effettivamente i diritti dei cittadini italiani, sono il 46% del totale. Questo, e
evidenzia evidentemente una conflittualità tra Stato e Regioni davvero elevato, davvero elevato. Quindi ecco perché prima dicevo riforma del titolo quinto, forse effettivamente sarebbe necessario ritornare su quel titolo quinto e sul sistema degli enti locali. E quindi concludendo questa breve introduzione lascio poi la parola a Max. A me pare che ci sia necessità di intervenire sulla Costituzione. Questi dati parlano abbastanza chiari, in particolare quello sulla instabilità sistemica che dicevo prima, secondo me c'è bisogno di intervenire sulla Costituzione. Quindi non è tanto il se, ma il problema è come intervenire sulla Costituzione, ed è questo che mi piacerebbe sentire stasera dai nostri ospiti. Prima di passare la parola vi presento brevemente l'ospite che non conoscete, credo, perché per Max e per Nicola sono abbastanza inutili le presentazioni. Il dottor Corrado Caruso è un tecnico, è un giurista, è un professore a contratto, una sinistra di ricerca presso la cattedra di diritto costituzionale dell'Università di Bologna. Ed è, tra l'altro, ha avuto la possibilità di confrontarsi con sistemi diversi dal nostro, ecco perché può darci un punto di vista davvero interessante. Ha studiato a Yale, ha avuto la possibilità di confrontarsi con il sistema statunitense e anche con quello francese. Durante quest'anno ha scritto la sua prima monografia sul tema della libertà di espressione e quindi credo che lui può darci un punto di vista tecnico, accademico, diciamo così. Nicola, che invece fa parte della Commissione Affari Costituzionali, ci può raccontare, ci racconterà come quotidianamente vengono vissuti, cosa sta succedendo in questi tempi, in questi Roma. Io vi ringrazio, lascio la parola a Max. Grazie a tutti, grazie tanto a voi per essere qui davvero. E grazie sentitamente a Giulio, perché questa serata nasce da un'idea sua, venuta in tempi non sospetti, perché nelle ultime settimane è successo di tutto, quindi sono cose che abbiamo fatto apposta da preveggenti. In realtà l'idea di Giulio era comunicata 2 o 3 mesi fa e ovviamente avevo questo contatto con Corrado, siamo tutti curiosi. Io per primo, che sono qui semplicemente perché Giulio mi ha voluto in qualità di padrone di casa, non passo velocemente il microfono a loro, perché ovviamente siamo e sono tutto orecchie. Ma dicevo, è nato così, Giulio aveva questo contatto, poi mi faceva piacere poter avere Nicola anche con noi, perché Nicola è stimato da tutti noi e ovviamente anche da Giulio per il lavoro che sta facendo. Allora abbiamo iniziato a pensare a questa serata, ovviamente, però non potevamo immaginare che nel giro delle ultime 2 settimane fossero successe un pochino di cose. Ovviamente ha già fatto alcuni accenni Giulio nel suo intervento, ma come sapete la Corte Costituzionale a fine novembre ha giudicato incostituzionale il ricorso elettorale, che adesso Renzi super maxieroe insieme a Letta stanno cercando le contromisure. Sapete quello che hanno detto, che si arriverà fino al 2017 rimanendo così, tascandoci i ricorsi elettorali, e poi dal 2017 si vedrà con un 2 per 1000 obbligatorio. Sappiamo come andrà a finire, comunque maliziosamente da Grillini, quali siamo, lo immaginiamo. E poi 6-7 giorni fa, Corte Costituzionale dichiara costituzionale il processo. Ecco, allora uno potrebbe dire, ma guarda che coincidenze in così pochi giorni sono state decise queste cose della Corte Costituzionale. Io credo che non siano coincidenze, nel senso che vedo succedere tantissime cose in particolare, non solo queste. Voglio fare un esempio a Bologna, dove non c'è la Corte Costituzionale, non c'è la Corte dei Conti, ci sono le procure, da anni erano ferme, fermissime o comunque così pareva. Poi nelle ultime 2 settimane, anche qui, per quanto riguarda la fusione Anticifer, di cui abbiamo più volte parlato, la costituzione di Tiber, è indagato l'ex presidente di Anticifer per farsi un bilancio, mi pare che venga rinviato a giudizio. Per il people mover, per abuso d'ufficio e turbativa d'asta, vengono rinviati a giudizio, quindi vanno al processo l'ex sindaco del Bono, l'assessore al bilancio Emilia Rossi, Piero Collina di CCC, quindi
sapete, tutto quello che si muove in Emilia Romagna dintorni è deciso dal consorzio cooperativo costruttori e il presidente va a processo. Sutti, ex presidente anche lui di ATC, prima di Vella, che è quello che poi è stato inviato a giudizio per la cosa che ho detto prima, tre dirigenti comunali più il responsabile dell'avvocatura del comune di Bologna per falsa testimonianza. Per il CIPIS la Corte dei Conti, 2 settimane fa, 10 giorni fa, ha deciso di non dare concesso all'ex sindaco Ferrari e l'attuale sindaco Mero, che era nella giunta dell'ex sindaco Ferrari. Io credo che non sia un caso, semplicemente voglio dire questo prima di passare il microfono ai nostri amici e ospiti, perché negli ultimi anni, ovviamente 8 anni dall'istituzione del Porcello, 20 e passa anni dal referendum che ha bruciato i corsi elettorali, il CIPI, sappiamo che storia ha avuto, il tipo il numero della storia ha avuto, però in questi 10 giorni si stanno attivando tutte le procure, le magistrature, le corti costituzionali, le corti dei conti, e sta succedendo qualcosa. Allora, ovviamente si potrebbe dire che qualcuno dirà che è un'assoluta coincidenza, che così hanno deciso le stelle. Io credo che invece le stelle che hanno influito un pochino siano proprio le 5 stelle che sono in Parlamento e la pressione che riescono da lì dentro a far sentire sul collo, il fiato sul collo che riescono a far sentire. E questo rafforza le altre istituzioni, nel senso che in molti di recente mi hanno detto: guarda che dentro gli uffici, anche nella Corte dei Conti, noi siamo stati chiamati anche di recente con Giulio, che è avvocato del Movimento 5 Stelle, che insomma ci dà sempre una grande mano, che ringrazia sempre. Siamo stati chiamati per i lavori all'aeroporto, famosi, vi ricordate, che abbiamo denunciato qualche mese fa, che hanno fatto questi finger assurdi che poi non erano dell'altezza corretta, insomma, però pare così sono così, che il fatto che il Movimento 5 Stelle con questo 25%, con questa forza, cioè, stia continuando a lavorare, dà coraggio a tutti, quindi anche persone che non avevano mai avuto, non dico appoggi politici, ma la sensazione di poter comunque riuscire a lavorare serenamente senza doversi trovare subito dopo telefonate che gli chiedevano di fermarsi, è viva, c'è questa sensazione, io credo che sia merito del nostro impatto del Movimento 5 Stelle. Mi avvio alla conclusione, lei da 2 giorni fa ha detto si lavori sulla procedura dell'attuale articolo 138 della Costituzione, credo che se i nostri ragazzi non fossero saliti sul tetto quest'estate probabilmente la Costituzione sarebbe stata modificata, verrai corato da Nino Ferri, in maniera incostituzionale quest'estate, con i famosi saggi che sappiamo alcuni di questi sono indagati e inviati a giudizio per cose clamorose, quindi meravigliosi i saggi, quindi anche lì il Movimento 5 Stelle, anche se ci hanno preso in giro con la difesa dell'articolo 138 di cui parleremo dopo, in realtà ha fatto un'azione per il bene di tutti straordinaria, anche se Repubblica, ricordo sempre, raccontò che i grillini erano sul tetto in protesta contro la riforma della legge elettorale. Dopo le nostre chiamate che chiedevano la correzione immediata, scrissero: è vero, hanno ragione, i grillini sono sul tetto in protesta contro la riforma della legge elettorale che dipende dall'articolo 18. E non dissero nulla del fatto che in realtà i nostri ragazzi stavano con un impatto, insomma, con questo gesto forte e difendendo la Costituzione. Io ringrazio, non so se volete dire qualcosa più prima di passare il microfono a loro, se no lo passo. Grazie a tutti, grazie a Giulio innanzitutto per aver organizzato questo sobbarcato dell'evento, l'organizzazione dell'evento, ringrazio soprattutto Massimo e Nicola per essere qui, per aver concesso il loro tempo per discutere di riforme istituzionali, ringrazio soprattutto a voi che avete deciso di rinunciare un sabato pomeriggio di prefestivo per venire a parlare quindi e a sentire di riforme istituzionali. Diceva Giulio prima che la questione fondamentale non è tanto sul se riformare la Costituzione, ma come riformare, sono assolutamente d'accordo. Sulla risposta positiva rispetto alla domanda, il primo quesito, se riformare la Costituzione, ci viene innanzitutto dai dati, no? Dai dati empirici che Giulio ha molto bene enucleato ed esposto, ma ci viene anche in realtà, giusto per entrare subito con i piedi nel piatto, dall'analisi delle ragioni storiche che hanno portato
all'approvazione della Costituzione, in particolare alla redazione della seconda parte della Costituzione, perché è vero, c'è negli ultimi anni si è assistito da parte di alcuni costituzionalisti, che poi in sostanza, secondo una tesi poi fatta proprio anche un po' dal senso comune, che la nostra Costituzione sia la Costituzione più bella del mondo. Ed è sicuramente vero che la nostra Costituzione è la Costituzione più bella del mondo per quanto riguarda la prima parte della Costituzione, perché lì che si è in qualche modo definito il compromesso alleanza, no, delle forze politiche, dei padri costituenti che recitavano, no, l'organizzazione e il patto etico, diciamo, del regime fascista, ma non è del tutto vero per quanto riguarda la seconda parte. Perché? Perché in realtà la seconda parte della Costituzione è un progetto incompiuto. Nel 5 settembre del 1946, la seconda sottocommissione, che era la sottocommissione che si occupava proprio della forma di governo, viene votato pressoché all'unanimità l'ordine del giorno Grassi, dal nome del promotore di un padre costituente. Cosa diceva questo ordine del giorno? Diceva in sostanza che la forma di governo che poteva essere scelta, che doveva essere scelta per il nostro ordinamento, era la forma di governo parlamentare. Una forma di governo parlamentare, diceva l'ordine del giorno, che però evitasse le degenerazioni del parlamentarismo. E quali sono le degenerazioni del parlamentarismo? Beh, quelle che ci diceva, quello che poi effettivamente è stata nella successiva evoluzione costituzionale, no? C'è un parlamento frazionato che non riesce a individuare l'interesse generale, la scarsa stabilità dei governi, l'incapacità di creare un meccanismo diretto tra corpo elettorale, tra le istanze che provengono dal corpo elettorale e la realizzazione di quelle istanze attraverso una democrazia governante, una democrazia che decida. Cosa succede? In sostanza, progressivamente, al momento poi di arrivare alla redazione finale della Carta Costituzionale, questo progetto, quest'idea viene abbandonata. E perché viene abbandonata? Perché in sostanza nel maggio del 1947, gennaio del 1947, De Gasperi vola negli Stati Uniti, comincia i lavori per far entrare l'Italia nel patto atlantico, si rompe l'unità della Costituente, che con l'uscita delle sinistre nel maggio del 1947, e in sostanza la seconda parte della Costituzione, che doveva cominciare, che doveva essere data, viene sostanzialmente tralasciata, comunque viene data molto velocemente, perché il rischio era quello di non arrivare all'approvazione della Costituzione. Non è un caso che, ad esempio, forse non lo sapete, ma il Senato della Repubblica, in origine, fino alla riforma costituzionale del 1963, durava 6 anni, un anno in più della Camera dei Deputati. Questo perché, in sostanza, avrebbe potuto consentire un anno di differenza di cambiare, no, in un Senato conservatore, di cambiare le proposte di riforma che potevano, e gli esiti elettorali che potevano risultare alla Camera dei Deputati. E allora, qual è questa forma di governo disegnata dai costituenti? Dicevo prima, la forma di governo parlamentare. Una forma di governo parlamentare, cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che il governo, per poter stare in Camera, in carica, deve avere la fiducia da parte di entrambe le Camere. Entrambe le Camere, qui abbiamo un'altra parte fondamentale della nostra forma di governo. Il nostro parlamentarismo è un parlamentarismo paritario, perfetto. Cosa vuol dire? Che abbiamo Camera e Senato che hanno identiche funzioni e un'identica composizione, cioè meccanismi di selezione dei rappresentanti sono pressoché identici, cioè si esclude, no, un diritto di elettorato attivo e passivo più ristretto, perché al Senato, come sapete, no, si può votare solo a 25 anni, si può essere eletto senatore solo al compimento del 40° anno di età. Quindi un bicameralismo che non si distingue per funzioni. Entrambe le Camere hanno il potere di indirizzo politico attraverso l'approvazione della fiducia, sia nelle mozioni, sia nelle forme della mozione di fiducia che nelle forme della mozione di sfiducia. Entrambe le Camere hanno uguale funzione legislativa, no? Lo diceva Giulio prima, questa equiparazione quanto alla funzione legislativa porta spesso a lungaggini procedurali che chiaramente incidono sull'efficacia e sull'efficienza delle Camere. Non solo, a fronte di questo bicameralismo perfetto, gli articoli che la Costituzione
dedica al governo rispetto agli altri, se vogliamo vedere, no, sono molto pochi. In particolare gli articoli che la Costituzione dedica al governo, e in particolare i rapporti tra governo e Parlamento, sono solo 4. Quindi la nostra è una forma di governo parlamentare scarsamente, si dice, no, intermittente, razionalizzata, cioè lasciata, no, agli equilibri delle forze politiche la possibilità di individuare il punto di raccordo politico tra governo e Parlamento. Non è la Costituzione che appunto fa un passo indietro per le ragioni di cui dicevo prima, che delinea i rapporti politici, ma viene lasciata appunto alla prassi. E in particolare, lo vedremo alla fine, anche alle modalità di formazione del maggioranza parlamentare, quindi anche alla legge elettorale, ma su questo poi torneremo successivamente. E quindi un governo sostanzialmente debole, un governo debole, lasciato appunto alla mercé del Parlamento, che poi non ha la possibilità di incidere sull'ordine del giorno, che non ha un governo che in sostanza Presidente del Consiglio dei Ministri, che è primus inter pares, che dice la Costituzione, l'articolo 95, dirige la politica generale del governo, attenzione, non determina, dirige la politica generale del governo, mantenendo e coordinando l'attività politica dei ministri, che in sostanza è una figura più di coordinatore, no? Che di direttore della politica generale, no? E non ha la possibilità il Presidente del Consiglio dei Ministri di proporre al Presidente della Repubblica la revoca dei ministri, no? In sostanza ha meno poteri del sindaco, che invece può conferire, attribuire, eventualmente anche ritirare le deleghe. Non ha la proposta ufficiale, quantomeno una proposta vincolante del Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere. Capite bene che il potere di scioglimento, in particolare il potere di proposta sullo scioglimento delle Camere, è un meccanismo di razionalizzazione molto importante, molto forte, perché se il programma del governo non viene realizzato dalle Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri può minacciare lo scioglimento. È chiaro che tranne forse parlamentare del Movimento 5 Stelle, non fa nessun parlamentare piacere perdere il proprio seggio, no? E quindi rispetto alla possibilità e alla minaccia di perdere il proprio seggio e ritornare a una costosa e dispendiosa competizione elettorale, no? I parlamentari si potrebbero piegare, no, alla volontà politica del primo ministro. Beh, questo potere, diciamo, sostanzialmente governativo di sciogliere le Camere, la nostra Costituzione non viene attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri, viene attribuito formalmente esclusivamente al Presidente della Repubblica, e noi sappiamo, no, anche alla luce delle cronache più recenti, di come questo potere sia stato fatto un uso, diciamo, molto politico, no? E poco tecnico, e poco di garanzia, no? Anche sul Presidente della Repubblica avremo molto da dire, in teoria ci sarebbe molto da dire, ma non voglio appesantire più, magari dopo il dibattito, se vogliamo, possiamo approfondire anche questo aspetto. Quindi, dicevo, un'esigenza di riformare, che secondo me c'è, sicuramente c'è, il problema appunto è come riformare. Beh, sicuramente una possibilità di riformare nel solco della volontà dei costituenti. Cioè, non mi soffermo qui perché non ho il tempo. È chiaro che però individuare, ad esempio, una forma di governo semipresidenziale, cosa vuol dire forma di governo semipresidenziale? Lo accennava Giulio. Vuol dire, in sostanza, un Presidente della Repubblica direttamente elettivo, che ha potere di scioglimento, potere di nomina, potere di revoca dei ministri, quindi in sostanza un potere fortissimo, e che poteri fortissimi che vengono legittimati politicamente dalla sua elezione diretta, e vuol dire appunto un Parlamento eletto chiaramente, con la conseguenza che il Presidente della Repubblica è vero dominus del sistema politico. Credo che questo sistema non sia molto attuale nel nostro ordinamento, perché si creerebbero tutta una serie di problemi da risolvere. Pensate che nel nostro ordinamento, presente la Repubblica, una figura di garanzia, che siede anche il CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, quindi garanzia di indipendenza del potere giudiziario. È evidente che un Presidente della Repubblica direttamente elettivo porterebbe chiaramente a una dipendenza, diciamo, potere giudiziario all'esecutivo, quindi si dovrebbe concedere in qualche modo, riformare anche questi aspetti, quindi a cascata ci sarebbe la necessità di individuare tutta una serie di interventi che rischierebbero di stravolgere, no, la nostra parte costituzionale. Allora, l'esigenza di riforma, secondo me, ed è poi anche la strada che una parte dei saggi proponeva, no,
del parlamentarismo, della forma di governo parlamentare però razionalizzata. Cosa vuol dire forma di governo parlamentare razionalizzata? Dicevo prima, cioè individuare dei meccanismi che consentono alla democrazia di funzionare, al governo di avere dei poteri che gli consentono appunto di indirizzare, di realizzare effettivamente il mandato elettorale, no? Il mandato che il corpo elettorale gli consegna, quindi di realizzare il proprio programma politico. E non c'è nulla di male in questo, perché è così che funzionano tutte le democrazie europee. Non siamo una repubblica delle banane, perché c'è la Corte Costituzionale, ci sono magistrati, giudici che non abbiamo cura di noi stessi, no? A forza di ripeterci che facciamo schifo, siamo diventati ormai convinti che la nostra Costituzione, che il nostro sistema politico, sia un sistema politico da buttare. Non è così. Abbiamo le garanzie, abbiamo le istituzioni che ci proteggono, quindi non c'è nulla di male se andiamo a rafforzare, no, il potere di direzione del governo, un governo che deve essere chiaramente legittimato politicamente attraverso il voto elettorale, che renda poi, diciamo, chiaro l'esito delle elezioni, che consenta al governo di realizzare il proprio indirizzo politico. Quali possono essere questi meccanismi? Vado davvero velocemente. Sicuramente la possibilità di incidere sulla produzione legislativa, con la possibilità, cioè, che i progetti di legge di origine governativa vengano messi, cioè, al vertice, tra virgolette, dell'ordine del giorno, cioè in sostanza il governo potrebbe avere proposto, potrebbe avere il potere di proporre un progetto di legge che, se non viene approvato entro un determinato termine dalle Camere, no, diciamo, vi sia un voto obbligato da parte delle Camere stesse, cioè non vi sia il potere che ora invece è riconosciuto ai presidenti delle assemblee di postergare i progetti di legge di iniziativa governativa, no? Quindi una sorta di voto obbligato quando c'è un progetto di legge di origine governativa. Chiaramente, per non esagerare, per non andare troppo potere al governo, si può anche subordinare questa possibilità di incidere sull'ordine del giorno ad una delibera delle assemblee. Non c'è nulla di male in questo, però bisogna formalizzare, secondo me, un potere di indirizzo rispetto all'ordine del giorno che in questo momento il governo, almeno direttamente, ma poi magari Nicola ci dice qualcosa, non ha. Non solo, individuare tutta una serie di meccanismi che possano appunto dare un potere vero al Presidente del Consiglio dei Ministri e al governo di indirizzo politico, e quindi dargli il potere, no, di proporre la revoca dei ministri che siano appunto in dissenso rispetto alla necessità di attuare un determinato indirizzo politico, dare un potere formale di proposta vincolante effettivamente nel confronto appunto del Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere e soprattutto incidere chiaramente sul bicameralismo. Perché il bicameralismo perfetto, per come lo conosciamo noi, ha nato i poteri governativi, perché il Presidente del Consiglio, il governo, deve avere a che fare con due rami del Parlamento. Due rami del Parlamento che anche alla luce e a causa della struttura del progetto stesso hanno maggioranze diverse, quantomeno numeri diversi. Questo capite che per gli equilibri politici, della lotta politica di tutti i giorni, questo produce tutta una serie di problemi. Bicameralismo perfetto, quindi abbandonare il bicameralismo perfetto verso il bicameralismo imperfetto. Cosa vuol dire il bicameralismo imperfetto? Vuol dire dare solo a una delle Camere i poteri di indirizzo politico, cioè dare la possibilità a una sola Camera, non a tutte e due come avviene adesso, ad esempio, di dare, conferire o togliere la fiducia al governo. Dare a una sola Camera, o comunque concedere a una sola Camera l'ultima parola sulla funzione legislativa, senza appunto concedere quella navetta, si dice in termine tecnico, defaticante tra una Camera e l'altra, che spesso allunga, no, il procedimento legislativo. Il nostro Parlamento ogni volta, no, che una Camera approva una legge, questa legge per poter essere approvata definitivamente deve passare al Senato, il Senato può modificarla, se la modifica questa legge deve ritornare alla Camera finché non si arriva a un testo condiviso, con l'unica possibilità, ma appunto dei regolamenti parlamentari, di non dover andare ad approvare le parti su cui non c'è stata una modifica, no? Però comunque è una grande forte. E di che
cosa fare dell'altra Camera che non, ha, non avrebbe in questo caso tutto il indirizzo politico? Beh, chiaramente fare una Camera delle autonomie, una Camera delle regioni. La conflittualità che porta a tutta una serie di costi, anche economici. Voi pensate, no, che le regioni possono avvalersi, no, del libero fuoco, quindi in sostanza spendono molti soldi per farsi difendere davanti alla Corte Costituzionale. E quindi trovare una camera di compensazione delle istanze territoriali in cui si possono raggiungere un accordo con le autonomie, chiaramente produrrebbe una riduzione dei costi economici, ma soprattutto dei costi politici, in termini di efficienza ed efficacia politica. Come comporre questa, questo Senato delle regioni? Ci sono in dottrina e anche nelle varie commissioni costituzionali, sono varie proposte, può essere composta da membri di diritto, presidenti delle regioni, da membri elettivi con meccanismi diretti, quindi direttamente elettivi, con meccanismi però di elezioni diversi rispetto a quelli della Camera dei Deputati. Ci sono varie proposte, tutte ugualmente ragionevoli su cui ci si può interrogare, però credo ci sia bisogno di andare in questa direzione. Un'ultima cosa velocissima che poi mi taccio sul, sul procedimento che era stato, si era scelto di seguire, no? Che procedimento si era scelto di seguire? In sostanza di non seguire il 134 della Costituzione, che prevede, che richiede delle modifiche costituzionali debba avvenire con una duplice deliberazione delle due Camere a intervallo non inferiore di 3 mesi, la cosiddetta pausa di riflessione, proprio per consentire, no, alle Camere di riflettere sull'opportunità di mettere mano alla Carta fondamentale, con la possibilità poi successiva, se nella seconda lettura viene approvata a 2/3, quindi con un quorum molto elevato, quorum funzionale molto elevato, di richiedere per alcune minoranze, parlamentari, consigli regionali, corpo elettorale, referendum, cioè nel caso in cui il progetto venga approvato a maggioranza assoluta, la Costituzione riconosce la possibilità di sottoporre il progetto di riforma a referendum. Bene, si è scelto, per tutta una serie di ragioni, soprattutto politiche, anche qui forse Nicola ci può dire se c'è una ragione per cui è stato seguito questo un procedimento diverso, di fare una deroga al 138. Cosa vuol dire? Cioè di prevedere un iter, una roadmap procedurale più snello, più spedito. Quello è stato così approvato, mancava in realtà ora non verrà più approvata l'ultima deliberazione da parte della Camera, e poi sarebbe effettivamente entrata in vigore questa deroga, un procedimento in sostanza lasciato a una commissione bicamerale composta da 20 senatori e 20 deputati, se non mi ricordo male, che entro 18 mesi avrebbe dovuto approvare il progetto di riforma costituzionale. Veniva abbreviato la pausa di riflessione, cioè non più 3 mesi da dalle deliberazioni delle due Camere, ma 45 giorni, proprio per consentire una certa speditezza, e veniva infine comunque richiesto il referendum, la possibilità riconosciuta comunque la possibilità di sottoporre questa riforma al referendum, in qualsiasi, a prescindere dal ruolo con cui il progetto di riforma veniva approvato. Quindi in sostanza il voto referendario popolare ci sarebbe stato anche se le Camere avessero approvato il progetto alla maggioranza di 2/3, quindi comunque sottoponibilità a referendum, e quindi in qualche modo irrigidendo ulteriormente rispetto a quanto lo stesso articolo 138 prevede il procedimento di riforma costituzionale. Da questo punto di vista ci sono delle macchinine, probabilmente c'è un torneo di macchinine. Da questo punto di vista io non credo, lo dico francamente, che questo disegno di legge, se fosse stato approvato, avrebbe prodotto un sovvertimento della Costituzione. Era per tutta una serie di ragioni forse inopportuno politicamente, magari sulle ragioni poi ci soffermeremo, ma non c'è una violazione. Perché? Perché è vero che il procedimento approvato, no, derogata alla pausa di riflessione, cioè perdeva un termine inferiore, non più 3 mesi, no, da ciascuna deliberazione, ma 45 giorni, proprio per consentire quella speditezza. Ma richiedeva in ogni caso, quindi aggravando ulteriormente il procedimento, la
possibilità di chiedere il referendum su quel progetto di riforma. In questo senso, in realtà, la vera garanzia, la garanzia forte che sta nel 138 è proprio la possibilità di sottoporre al referendum popolare le modifiche costituzionali. È in qualche modo un richiamo ai bagliori del potere costituente, no? Perché il popolo, che da cui deriva la legittimità dei poteri, è il popolo che decide se riformare la propria carta costituzionale. Quindi io capisco che le forme, i tempi della propaganda politica vadano, diciamo, più velocemente rispetto ai tempi e alle forme del dibattito accademico. Però non mi sento dire che dal punto di vista giuridico ci sia stata una sovversione. Era sicuramente inopportuno politicamente, perché lei in qualche modo consentiva a forze politiche delegittimate di mettere mano alla Carta Costituzionale, ma sicuramente non era, secondo me, una sovversione della Costituzione. E qui mi fermo e do la parola a Nicola. Vi ringrazio tutti, intanto perché per seguire la dotta riflessione di Corrado bisogna essere attenti ma anche profondi conoscitori del nostro dettato costituzionale e soprattutto della nostra storia costituzionale e politica. E non è cosa di tutti i giorni avere questi elementi di conoscenza. Io voglio fare personalmente e autenticamente i miei complimenti a Corrado, perché Corrado mi ha permesso di ritornare a quando ero giovane e quando mi piaceva fare teoria, perché mi ha richiamato il dibattito delle idee, e questo lo dico in positivo. È bello, è veramente espressione di un desiderio franco, reale, autentico, intervenire sulle questioni con la convinzione che tutto nasca da puro slancio ideale e per nulla interessato. Però poi io, a differenza di Corrado, ho i capelli bianchi. E sono finito, e non con la volontà di rimanere attaccato alla poltrona, tant'è che vedete balzo, e spero ben volentieri, insomma, di poter restituire il più presto possibile ad altri ben più bravi di me questo onere che ho deciso di assumere per il paese, per i cittadini e soprattutto per i giovani. Io ho deciso di affrontare questa esperienza, così come Max e tutti quelli che sono nelle istituzioni, per amministrare. E allora, quando vai ad amministrare, capisci che il mondo gira ben diversamente da come lo leggi sui libri. E io ho letto pochi libri, però sono un innamorato dei libri. Mi piaceva proprio sentire, per esempio, Perassi, perché ne abbiamo discusso e tanto quando siamo intervenuti in relazione al problema di come si eleggano i senatori. Cerco di essere il più semplice possibile, perché credo che sia dovere del politico cercare di far capire a tutti. Noi, voi lo sapete, abbiamo un differente sistema elettivo per i deputati e un differente, e se volete anche più capzioso, più artificioso sistema elettivo per i senatori. Tutto questo pur con la sostituzione di leggi elettorali che sembravano deboli e che si credeva potessero essere sostituite alla ricerca di quella famosa governabilità per cui noi italiani ci ricordiamo i nomi dei presidenti della Repubblica, ma molto meno i nomi dei presidenti del Consiglio, perché ogni volta c'è una camionata per ogni decennio. Benissimo. Mi ricordavo Perassi, mi ricordavo insomma tutti questi aspetti, i famosi interventi preparatori che permettevano di comprendere agli studiosi il come sia nata la nostra Carta Costituzionale, che si vorrebbe toccare appunto perché si è convinti da parte di tanti che toccando la carta si potrebbero risolvere tanti problemi. Io però ancora, scusami, non è affatto un'offesa, era
assolutamente, ma è semplicemente un suggerimento che voglio portare al dialogo e alla riflessione di tutti quanti, appunto perché ho i capelli bianchi, appunto perché mi scontro nelle istituzioni con le persone. Io sono convinto che qualunque carta costituzionale possa essere data agli italiani, e in particolare, ecco, cerco di essere chiaro, alle classi dirigenti e rappresentanti che finora hanno governato gli italiani, qualunque carta costituzionale gli si possa dare, intanto avremo sempre problemi. Per dire, e ti invito, dunque, quando abbiamo in Senato approvato e discusso il decreto del cosiddetto femminicidio, e ci tengo a precisare del cosiddetto, perché ogni decreto è del cosiddetto perché c'è un nome, oppure loro ci aggiungono nonché, cioè il decreto che reca la norma è nonché per indicare l'altro. Benissimo, in quella discussione, ed era inizio ottobre, Anna Finocchiaro ha preso la parola in aula invitando il governo ad acquisire un atteggiamento di maggior rispetto nei confronti del Parlamento, del decreto, il decreto legge nasce su iniziativa appunto governativa, perché la prima commissione, la commissione affari costituzionali, la commissione di cui indegnamente faccio parte, ha sempre più difficoltà a licenziare i pareri di costituzionalità, perché l'articolo 77, forse ricorda, che ne so, il numero della smorfia napoletana, il numero della tovola, ma non ricorda certamente quanto prescrive appunto l'articolo 77 della Costituzione, per cui un decreto legge può essere concepito, può essere, scusate, convertito per necessità e urgenza, ma soprattutto per omogeneità di materia. E allora vi posso garantire, e questo lo possiamo verificare, che in quel decreto legge, se non ricordo male, perché ormai siamo abituati a tutto, ma la memoria ad esempio è controllabile, contemplava anche norme recanti disposizioni per colori delle divise della protezione civile e misure riguardanti la detenzione e l'uso di polvere da sparo. Di tutto, di più. Calderoni, che è dotato di grande humor, in aula l'ha pure ricordato, insomma, forse abolizione delle province e misure per il femminicidio, perché era anche relativa al femminicidio, relativa alla conversione del decreto sul femminicidio, una norma riguardante la polizia delle province, lui è intervenuto con una battuta, forse siccome la provincia è femminile, allora non volendo da sottolineare, è stata proficuamente inserita nel decreto sul femminicidio. Penso, io sono contento che faccio divertire l'uditorio, perché tutto questo, se siamo attenti, ci porta ad un livello ancora più alto di riflessione. Noi pensiamo che là dentro ci sia veramente il coacervo delle intelligenze, delle volontà del paese, e che questo coagulo di insensibilità, di volontà, lavori in maniera proprio indefessa, incredibile, scusate la retorica, per il bene di tutti quanti noi. Togliamocelo dalla testa, perché, scusatemi, sono prese per il culo. Migliore sono in comune. I funzionari della prima commissione, così entro in un tema molto molto scottante, i funzionari della prima commissione, in particolare il dottor Aguilanti, mi si dice una delle menti dell'intero Senato, una persona lucidissima, precisissima, analitica e dir poco chirurgica, se volete, ci ha suggerito, essendo noi dei novellini, prendetevi le trascrizioni, i resoconti stenografici dei lavori della stessa commissione nella XVI legislatura, cioè in quella precedente. E tutto perché noi volevamo capire come si fosse lavorato per la legge elettorale. Gli stessi passaggi, insomma. Quando si arriva in prossimità del momento in cui si deve decidere,
c'è qualche lasciando la fama, c'è qualche cambiamento di data, come se fossimo in una sala in cui si parla del valzer, e si deve ricominciare tutto da capo. Io non mi posso dimenticare, e ve lo dico anche con rabbia, che cosa sia avvenuto il 12 novembre. Veniamo convocati, differentemente da quanto si era teorizzato fino alla settimana prima, se non ricordo male era un martedì, comunque era la prima seduta di settimana della commissione, e ci si fa sapere che Calderoli, cioè la Lega, ha presentato un ordine del giorno in relazione appunto al dibattito sulla legge elettorale che ormai si protraeva dopo audizioni di emeriti presidenti della Corte Costituzionale, ben dicendo, Politolo, già abbiamo avuto Talimonte, insomma persone veramente in gamba, veniamo a sapere che siamo convocati perché è stato depositato un ordine del giorno a prima firma Calderoli, Lega, appunto per impegnare attraverso la Commissione il Senato su un progetto di legge elettorale, se non unanimemente condiviso, comunque massicciamente, largamente condiviso. Benissimo, allora noi in tutta fretta chiediamo entro che termine possano essere prodotti altri ordini del giorno, ci si dà la scadenza e quindi ci mettiamo in fretta e furia a scrivere un nostro ordine del giorno, anche perché, memori di quanto era avvenuto alla Camera, ove eravamo stati costretti a votare sulla mozione Giachetti, e quindi, per dirvela politicamente, o voti quello che promuove Giachetti, e cioè il ritorno al Mattarellum, oppure, non votandolo, di fatto auspichi che si conservi l'esistente, e cioè il Porcellum, giacché a noi il Porcellum non piaceva e non piace, il Mattarellum non piaceva, ma non piaceva in misura minore rispetto al Porcellum. Noi in quell'occasione alla Camera abbiamo deciso di votare la mozione Giachetti perché era in pratica da scegliere fra il cosiddetto male minore. Ma già che c'era la possibilità, e siccome io per primo insisto con i colleghi, noi non dobbiamo mai sposare la logica del male minore, dobbiamo magari anche essere sconfitti, ma dobbiamo sempre testimoniare che cosa a nostro avviso sia il modello da seguire, ho invitato la commissione, i commissari, insomma, a redigere velocemente un ordine del giorno che esprimesse la volontà del movimento in relazione alla legge elettorale, anche perché noi avevamo già depositato un nostro progetto, un nostro disegno di legge, l'avevamo depositato perché i tempi del Parlamento ci avevano obbligati a far ciò, perché altrimenti la nostra legge elettorale sarà quella scelta da tutti quanti insieme, perché il sottoscritto vale esattamente quanto tutti gli altri attivisti, non perché sia dentro vale di più, e quindi poi si va sul blog attraverso l'applicazione Lex, ma ormai che sono stati arrivati, possiamo dire la nostra, possiamo dare le indicazioni che riteniamo più comode. Benissimo, per farvela breve, andiamo a depositare il nostro ordine del giorno e scopriamo che l'ordine del giorno Calderoli non è l'unico, ma soprattutto non è il primo ad essere stato depositato, tant'è che anche Calderoli ci rimane così. No, perché stavano raccogliendo le firme, ma era stato già depositato un altro ordine del giorno a prima firma PD, raccoglieva comunque le firme dei commissari di PD, Scelta Civica e SEL. Quindi anche Calderoni, che ce l'ha da 20 anni, è rimasto stranito, per non dire mi hanno fregato, perché l'hanno fregato senza farglielo capire. Di fatto era stato presentato quest'altro ordine del giorno, voi sapete, lo so, insomma, si chiedeva una maggioritaria, doppio turno, non di collegio bensì di lista, e su queste posizioni noi siamo assolutamente in disaccordo, perché reputiamo che il doppio turno di fatto
forzi la volontà democratica del corpo elettorale costringendolo ad esprimersi in favore del cosiddetto male minore. Per cui noi abbiamo bocciato questa ipotesi. PD, Scelta Civica e SEL hanno comunque forzato e quindi, attenzione, arrivo al cuore della questione, Savia, la seduta era alle 16, Calderoli prende la parola e non auspica. E cosa ben diversa quella che ha fatto Calderoli? Chiede l'impegno formale da parte della Commissione che i tre ordini del giorno presentati vengano votati nella stessa giornata. A quella seduta della Commissione ha partecipato anche il senatore Zanda, capogruppo del PD, perché doveva insomma sponsorizzare questo ordine del giorno promosso dal PD. Zanda prima e Anna Finocchiaro poi hanno ampiamente rassicurato, ma non ci piove, tutto verrà deciso nella giornata odierna. Benissimo, si va al voto. L'ordine del giorno del PD, che è stato casualmente incardinato come primo, viene votato come primo e non ottiene i voti sufficienti. Per un voto non passa. Anche il senatore Palermo, che fra l'altro dovrebbe essere un tuo collega perché insegna a Verona, è sempre in materia pubblicistica e se non ricordo male il proprio diritto costituzionale, anche il senatore Palermo, pur essendo stato eletto con la coalizione di centrosinistra, lui è l'espressione di Sud Tirolo del Volkspartei, paradossalmente ha un cognome che tutto fa pensare alla Sud Tirolo del Volkspartei. Dunque anche il senatore Palermo non firma e non vota l'ordine del giorno proposto dal PD, per cui il PD, incredibilmente per il PD stesso, non vede passare il proprio ordine del giorno. Alza la mano Zanda, chiediamo una pausa di riflessione. Esattamente quello che aveva previsto Calderoli, ma non di un'ora, di una settimana. Incredibilmente, perché ve lo dico, io ho 100.000 difetti, ma forse quello più corposo, quello maggiore, quello che prova sempre mia moglie, è l'ingenuità. Anche Calderoli acconsente. Calderoli, il PDL, perché all'epoca mi pare che ci fosse ancora il PDL, acconsente. Ma come? Poc'anzi tutti quanti, sì, bisogna concludere la giornata. No, perché capisco, c'è necessità di una pausa di riflessione, ci vediamo la prossima settimana. Questa è stata il 12 novembre. Risultato, noi veniamo convocati il 2 di novembre, il 2 di dicembre sera alle 20, perché il 3 di dicembre era atteso il pronunciamento della Corte Costituzionale. E veniamo convocati appunto per votare gli ordini del giorno che ancora non erano stati votati, cioè quello della Lega e quello del Movimento 5 Stelle. Tra l'altro apro e chiudo un'altra parentesi, così Corrado ha altra materia su cui ragionare. Tu depositi un ordine del giorno, ma fin quando non viene votato hai sempre la possibilità di farne riformulazioni. Per cui noi all'inizio pensavamo di dover votare, perché questo chiedeva l'ordine del giorno della Lega, il ritorno al Mattarellum, e vi posso garantire che questa proposta aveva suscitato un qualche interesse da parte quantomeno di noi eletti. Avevamo diverse perplessità, perché c'era sempre l'idea, sì, però se diamo i voti a quest'ordine del giorno, e in qualche modo forse imponiamo lo stop al Porcellum, e questo senza che intervenga la Corte Costituzionale. Salvo poi scoprire che attraverso le formulazioni continue, per cui noi ogni volta andavamo presso gli uffici cosiddetti della Commissione, ci sono novità, per ogni 5 minuti
La Lega aveva riformulato il proprio ordine del giorno chiedendo il recupero appunto del Mattarellum, salvo che per la parte del 25% che in precedenza e garantiva attraverso un proporzionale muro la rappresentanza di tutte quelle forze politiche che comunque non avrebbero vinto nei singoli collegi, ma avevano comunque consensi significativi, il 25% dell'ultima riformulazione veniva dato come premio di maggioranza, per cui secondo i nostri calcoli modestissimi, certamente dilettantistici, in pratica in Parlamento sarebbero state ammesse 2 o 3 forze politiche e basta, se andava bene. Quindi tutti gli altri, pur magari potendo prendere il 10, 15, 18%, 20%, potevano non avere addirittura eletti, perché gli eletti venivano dati unicamente a chi vinceva nei collegi uninominali e poi a chi si prendeva il premio di maggioranza. Per cui veniamo convocati il 2 dicembre alle 20 per votare questi ordini del giorno. Alle 16.30 abbiamo un messaggino: seduta sconvocata. Lo so che il verbo sconvocare non esiste, però questo è il gergo dei palazzi. Seduta sconvocata alle 16.30, come voi capite, molti erano già partiti per raggiungere Roma in tempo giusto, perché all'interno del PD i renziani erano riusciti ulteriormente a bloccare, questo poi c'è stato detto insomma da colleghi che in qualche misura in funzione dei rapporti che si instaurano riescono a farti delle confidenze, i renziani erano riusciti ulteriormente a bloccare l'iter di tutto questo. Ora, qual è la mia riflessione? Innanzitutto la persona comune, la persona normale, da cittadino che è abituato a rispettare le leggi e a ragionare come mio padre e mia madre mi hanno insegnato, mi fa veramente rabbia entrare in un consesso in cui si dice oggi a sera finiamo di votare tutto e poi uscire dallo stesso consesso non potendo fare quello che gli stessi partecipanti avevano assunto l'impegno a fare. Perché? Perché là le parole sono effettivamente soltanto specchietto per allora. Ed è questo il problema che poi Beppe ha rimarcato anche a Genova, ma non soltanto a Genova. Vediamo una sorta di dissociazione semantica fra parole e significato, fra significato e significante, perché linguista, perché questi, ve lo posso garantire, dicono una cosa pensando ad altro. Io non ci volevo credere. Io pensavo che queste fossero iperboli, esagerazioni, insomma, eccessi che una facile propaganda creava appunto per dare addosso all'avversario. No. Vi posso garantire che è anche peggio. La storia delle continue riformulazioni ci ha lasciato basiti, perché noi ci siamo scannati fra di noi su un'ipotesi per poi scoprire che è stato del tutto inutile, perché quell'ipotesi è stata da loro stessi fatta decadere senza che noi ne avessimo consapevolezza, perché naturalmente noi veniamo avvisati soltanto all'ultimo, quando non se ne può più fare a meno. Un ulteriore esempio, rimanendo sempre nel solco del dibattito sulla legge elettorale, voi sapete, perché poi questo è arrivato attraverso i giornali a tutti gli italiani, sapete che i due relatori, Doris Lamoro per il PD e Donato Bruno per il PDL, ad un certo momento avevano predisposto il cosiddetto pillolato, era un foglio che raccoglieva i punti di convergenza emersi in queste 24-25 sedute, siamo arrivati ad oltre 30, ma del tutto inutilmente. Dopo 24-25 sedute di lavoro della commissione, Lomoro e Bruno assicurano il cosiddetto pillolato. Il pillolato raccoglie i punti di convergenza che nel dibattito erano emersi. Poi, casualmente, qualche settimana dopo incontriamo Calderoni, tutti e quattro noi del movimento che facciamo parte appunto della commissione, quindi io, Drizzi, Grivi e Carpanella, e Calderoni ci confida che c'era stato un precedente pillolato.
vero pillolato. Il pillolato che naturalmente Donato Bruno, ma anche Doris Lomoro, aveva fatto avere agli amici. Innanzitutto a Roberto Calderoli, perché è comunque dotato di una razionalità molto molto complessa e aggiungo anche perversa. Anche se lui ogni tanto si giustifica, perché in aula, lui questo l'ha raccontato, la legge elettorale con cui finora abbiamo votato prende il nome da Roberto Calderoli, ma in realtà molti padri. E se voi mi andate a seguire quel dibattito, c'è proprio la web TV del Senato, ma poi questo lo sapete recentemente, mi ammazzate dalle risate, perché Calderoli indica: questa è colpa tua, questa è colpa tua, questa è colpa tua. Quindi richiama ad un'assunzione di responsabilità tanti che no, io no. Ma quale io no? Perché Calderoli ha avuto la capacità storica, essendo stato lui uno dei coautori della schifezza, di saper coinvolgere tutti i complici del reato, del delitto. Benissimo, sapere che c'è un primo pillolato che viene fatto girare fra gli amici e poi una seconda versione che viene ammorbidita, mediata, edulcorata, perché tutti gli altri, i compresi gli stessi colleghi senatori, ma quelli che sono gli ultimi arrivati, ma come noi presumo anche quelli di Sella, anche quelli che contano poco, insomma, devono avere come testo su cui lavorare, perché loro, poveri sciocchi, non contano nulla, mentre noi, elite dirigente, classe intellettuale sopraffina, ci permettiamo di lavorare su altri testi, perché poi possiamo sempre lavorare sul binario della doppia verità. Benissimo, questo mi fa girare le scatole, mi fa capire che da questo punto di vista noi dobbiamo tutti, io lo faccio soprattutto da filosofo del diritto, per cui tutti quanti lo possiamo fare, ognuno in funzione del proprio bagaglio di competenze e di discipline cui ci si sente entusiasticamente trasportati. Dante ci ricordava, Dante Alighieri, mettendo queste parole in bocca ad un famoso giurista medievale, Marco Lombardo: le leggi son macchibon mano ad essere, e in Senato mi sono sentito ripetere, ma non sapete quante volte, ricordati che però le leggi per gli amici si interpretano, per gli altri si applicano. Per cui le stesse parole vengono ad essere oggetto di, come posso dire, trasformazione plastica in funzione di ciò che si vuole ottenere. E allora, e qua chiudo il mio intervento, che come avete inteso non ha avuto alcunché di costituzionalistico. Io sono convinto che qualunque legge e qualunque costituzione, e ne sono convinto soprattutto in funzione di questi 9 mesi di esperienza di Senato che ho alle spalle, qualunque legge messa in mano a dei disgraziati non può che produrre scelleratezze. E allora la bella sfida, che anche partendo dalla Costituzione si può e si deve lanciare, è esattamente questa: noi italiani ci dobbiamo dotare di una cultura della norma, o se vuoi della legalità, che non essendoci ci pregiudica la possibilità di applicare una qualunque Costituzione, scusate se mi invento la lingua italiana ulteriormente, la più perfetta che riuscissimo a formulare. Perché la Finocchiaro, Azzolini, presidente della Commissione Bilancio, là c'è il problema dell'articolo 81, quindi non si scherza, ma noi continuamente deroghiamo, ci chiudiamo gli occhi, le orecchie, la bocca, facciamo finta di, fin quando non riusciamo a ricomporre questo scarto, fin quando non riusciamo a capire che il paese si salverà e noi con esso, recuperando questa unitarietà di fondo per cui non c'è chi vive nel palazzo e chi vive fuori, ma ci sono solo e soltanto italiani, fin quando questo lavoro di ricomposizione non verrà completato,
completato e forse avviato, mi tocca dire, noi potremmo fare bellissime riflessioni, però ci mancherà ancora qualcosa. Io ho studiato, per quanto siamo laureati in filosofia, su testi di Temistocle Martinez, di Paolo Barile, di Costantino Mortati, su testi di persone che hanno fatto la storia del diritto costituzionale in Italia, e leggo ancora oggi con piacere le pagine che vengono scritte da altri costituzionalisti. Ho avuto la possibilità di conoscerle. Ancora, mi ha fatto tremenda simpatia il professor Alessandro Pace, proprio una simpatia umana ed intellettuale straordinaria. Però, in funzione dell'esperienza che mi ha portato fino ad ora a stare nel palazzo, io credo, da insegnante innanzitutto, che si debba operare questo scarto formidabile, filosoficamente, perché ho detto io di formazione sono un filosofo, credo che da questo punto di vista i maestri non possano che essere Platone e poi in seconda battuta Kant. Che cosa voglio intendere? Io l'ho specificato pochi giorni fa con un post relativamente al problema della restituzione dei cosiddetti rimborsi elettorali. Non c'è bisogno di una legge scritta che ti imponga, se questo tu ce l'hai scritto nella tua coscienza. Questo Kant lo esprimeva attraverso la sua riflessione sul Pflicht, sul dovere. C'è una legge morale che alberga in noi, sempre che in noi si sia capaci di vederla, di riconoscerla. Per far questo c'è necessità di un lavoro enorme, che è reso possibile, questo sì, anche dal condizionamento che le regole esterne e fenomeniche possono imporre su di noi. Ma se tuttora conserviamo quella titubanza, per non dire quella diffidenza nei confronti dello Stato, perché reputiamo che lo Stato e dunque attraverso di esso le leggi che sono promanazione dello Stato siano sempre qualcosa di altro rispetto a noi cittadini, benissimo, se non riusciamo a ricomporre questo iato fra cittadinanza e Stato, qualunque Costituzione, anche la migliore possibile, e certamente non sarà quella ideata da Nicola Morro, ma preferibilmente quella proposta da Corrado e da tanti altri, quindi sa che la migliore Costituzione possibile rimarrà sempre un oggetto lontano, distante. Noi italiani dobbiamo, per la nostra storia, cercare di recuperare quella sorta di scarto platonico fra il mondo delle idealità e il mondo invece vissuto. Noi dobbiamo sforzarci affinché vi sia sempre più convergenza e si lavori su un binario unico, come alcune ferrovie permettono di fare con i treni a cremagliera, piuttosto che con un binario parallelo ma doppio. Scusatemi se sono stato lungo. E il cielo stellato sopra di me. Ascolta, ma è stata una curiosità, poi magari diamo la parola a voi se ci sono delle domande, cioè non so come. All'inizio sei quello dicendo ci sono cose che vengono, e l'hai ripreso anche alla fine, ci sono cose che vengono dette a telecamera, le cose che poi però sembrava essere raccontato un aneddoto inizialmente, mi è rimasta la curiosità. Una cosa, e te la dico anche senza microfono perché penso che sia. Diverse volte noi abbiamo lavorato in congiunta, cioè insieme, prima commissione e quarta commissione, e quinta commissione, scusate, che è la commissione bilancio. Tra l'altro della commissione bilancio fa parte Elisa Bulgarelli, che quindi immagino voi conosciate tutti. C'è stata un'occasione che secondo me è stata proprio formidabile, e cioè quando abbiamo dovuto sostituire per un paio d'ore scarse le quattro colleghe che il Movimento ha espresso in Commissione Bilancio perché erano impegnati in una conferenza stampa, e quindi siamo andati là non per 10 minuti ma per 2 ore consecutive. Guarda caso si stava discutendo la legge di stabilità. Una delle cose che io imporrei
e che valgono più di alcune riforme costituzionali o istituzionali. Pubblicità delle sedute delle commissioni di Senato e Camera e soprattutto delle commissioni di bilancio quando si decide la legge, si discute e poi si decide la legge di stabilità, perché sentire da un collega del PDL rivolto a uno del PD, questa è una marchetta per un amico tuo, che cosa ne offri in cambio? Per 2 milioni di euro, se volete vi dico pure, perché era il finanziamento ad un ente di ricerca il cui direttore è Tonioni, l'ex sindaco di Milano, è intervenuto il nostro collega Bruno Marton, ha detto no scusate, io questa non ve la posso far passare, anche perché Tonioni, pare che abbia delle sentenze passate in giudicato, è un condannato e voi ci date pure 1 milione di euro. E poi alla fine hanno trovato fra di loro naturalmente l'accordo, lui chiedeva 1 milione di euro, gli hanno dato 1 milione di euro soltanto, quindi si doveva accontentare perché questo è un anno di magra, quindi bisogna. E naturalmente queste cose voi le sapete perché il sottoscritto ve le propone, però non è detto che il sottoscritto sia la verità. La verità ufficialmente dovrebbe essere il resoconto stenografico. Io vi invito, perché certe volte proprio si impara sempre, vi invito, se è possibile, a seguirvi qualche seduta parlamentare, sia della Camera che del Senato. Siccome i cronisti parlamentari sono in qualche modo allevati alla greppia del potere, quello che dovrebbero scrivere non lo scrivono e quindi le cose interessanti che vengono dette non vengono poi riportate sui giornali. Io sono dovuto intervenire il 10 ottobre, se non ricordo male, in dichiarazione di voto per la conversione in legge del decreto, mi pare che fosse Alto Senato 1058, quello relativo alla pubblica amministrazione. Un decreto particolarmente corposo, particolarmente importante. E quando un decreto è particolarmente importante te ne rendi conto, perché quando fuoriesci dalla commissione ti trovi i lobbisti, i giornalisti che immediatamente ti fermano, allora questo emendamento, ma che cosa prevede? Quindi via, quando invece un decreto di secondo ordine non c'è nessuno e vai fuori che è una bellezza. Benissimo, io quell'intervento l'ho costruito citando colleghi di altri gruppi che in precedenza in discussione generale erano intervenuti. E se avete la pazienza, se avete la cortezza, se non ricordo male l'intervento di chi non l'ha fatto il 2 ottobre, c'è un intervento del senatore Pietro Ichino, ex PDino e adesso eletto con Scelta Civica, giusto lavoratorista. Ichino dice delle cose sconvolgenti, e cioè, andatelo a vedere, ma poi potete anche prendere il mio intervento perché lo cito testuale. Ichino sostiene che le leggi, in particolare quella, in Italia siano scritte in maniera tale non soltanto da non essere comprensibili ai cittadini, il che è un vulnus gravissimo a qualunque idea di democrazia uno abbia a terra destra, ma anche agli stessi legiferatori, tant'è che in aula lui ha preso un articolo, ha detto lo prendo uno a caso, l'ha letto e ha detto scommetto tutto quello che volete che qua dentro non c'è nessuno che abbia capito che cosa prescriva la legge, tant'è che ha soggiunto i funzionari dell'Unione Europea non si pongono più il problema di tradurre le leggi italiane, perché tanto anche se tradotte rimangono incomprensibili. Ora, vi posso garantire, e questo lo sa anche Nick, io ho suggerito a Nick e ai nostri, però noi stiamo imparando e quindi dateci tempo, a breve faremo anche questo lavoro. Ci sono degli interventi in aula di alcuni dei loro che sono vergognosi, perché dicono espressamente questi signori di avere le loro responsabilità. In relazione a questo decreto,
decreto relativo appunto alla pubblica amministrazione, io mi sono sentito dire da un ex ministro della funzione pubblica, cioè Linda Lanzillotta, attuale vicepresidente del Senato, che moltissime assunzioni e moltissime leggi che hanno permesso queste assunzioni sono state retaggio di clientelismo. L'ha tranquillamente detto. Dopo di lei è intervenuta Mauro è con Gall e un ragusano. Mauro ha parlato tranquillamente di di clientele che dovevano essere soddisfatte, perché in alcune regioni del sud dell'Italia, tra cui la Sicilia, c'è una situazione esplosiva, per cui giustamente la pubblica amministrazione doveva sviluppare politiche di clientela. E ancora più ridicola, secondo me, è stata un'altra collega del PD, lei è una renziana, si chiama Giotti, è stata invitata a ritirare un suo emendamento. Lei ha preso la parola, perché il Presidente dell'Aula invita, lei prende la parola e accetta che questo emendamento venga ritirato, proponendo però un ordine del giorno conseguente, perché soggiunge queste parole: colleghi, dobbiamo ammettere che la responsabilità del precariato storico nella pubblica amministrazione sia esclusivamente nostra, in funzione dell'approvazione del patto di stabilità nel 2005. A parte il fatto che è una fregnaccia, come si dice a Roma, perché il precariato nella pubblica amministrazione esisteva da ben prima del 2005, però io dico, anche se dovesse essere così, buon Dio, e tu lo vai ad ammettere così pubblicamente, ho fatto una cazzata, però qual è la cosa divertente? La cosa divertente è che tutto questo non ha alcun seguito sui giornali e sulle televisioni, ma vi posso garantire che non ha alcun seguito fra gli stessi presenti nell'aula, e di questa cosa mi vergogno profondamente, proprio da italiano, perché per esperienza ormai di 9 mesi vi posso garantire che anche quando parlano i cosiddetti pezzi da 90, l'aula pensa ad altro. Questo vale sia per il Senato che per la Camera, solo e soltanto se ci sono fiducia e così via, quindi se c'è un dibattito politicamente importante per cui c'è il governo in aula, allora c'è un livello di attenzione alto, te ne accorgi, perché sopra vengono gli operatori, vengono i giornalisti, quindi c'hai tutte le tribune affollate e capisci che c'è un certo livello di attenzione. Altrimenti, anche quando parlano i pezzi da 90, cioè Nitto Palma, Finocchiaro, Zanda, il livello di attenzione è men che minimo. E ve lo dice uno che fino a marzo passato, cioè fino a quando è stato insegnante, pretendeva che fosse anche il barista della scuola che bussava, entrava e doveva dire qualcosa, tutti si doveva prestare la massima attenzione, perché se qualcuno parla lo fa perché vuole essere ascoltato, altrimenti sarebbe zitto. Per rispetto che si deve alle persone, tu comunque devi stare a sentire. Se poi, io sono insegnante, quindi certe dinamiche le capisco, dopo un'ora che parla Morra, il livello di attenzione è diventato stratosfericamente basso, e va bene, tra un concerto, ma tu quantomeno agli esordi devi prestare attenzione, poi sarà l'altro che dovrà conquistare con le sue parole la tua attenzione. Però tu, a chi parla, una chance gliela devi dare, e vi posso garantire che anche quando parlano i pezzi da 90, la Finocchiaro, Nitto Palma, nessuno ascolta, scendono tutti giù, scendiamo, perché è un problema che riguarda tutti, scendiamo tutti giù e sembra un suc. Quindi quando c'è, proprio andiamoci a prendere un caffè, c'è un casino della miseria. Almeno, citando ancora Kant, si potrebbe rimanere distratti senza fenomenicamente provocare inquinamento acustico, perché vi posso garantire che certe volte è proprio impossibile.
ed è cosa di cui mi vergogno, e questa è una riforma su cui bisogna intervenire. Monocameralismo, bicameralismo c'entra poco, perché se tu istituisci delle camere, poi nelle camere che sono nate perché si sviluppasse il dialogo, nessuno ti ascolta, è inutile tenere in vita le camere. Fra l'altro, quando sai che il Parlamento, con i suoi costi vivi, costa circa 1.600 milioni di euro l'anno, ti vergogni, perché mantieni in vita un'istituzione che è costosissima, costa molto di più del Parlamento britannico, del Parlamento tedesco. Di fatto, in quanto abbiamo seminato, il Parlamento negli ultimi decenni sta facendo lo zerbino, io dico, dell'esecutivo, per cui noi siamo impegnati soltanto a convertire in legge decreti, salvo qualche altra cosa, tipo lodo Alfano, legge Cirielli, ma la sappiamo tutti a chi servissero queste leggi. Già poi il fatto che ci siano delle leggi ad personam è una contraddizione in termini, perché se qualcosa è legge a valore universale non può mai avere un destinatario singolo. Però ecco, cerchiamo di metterci in testa che noi per primi, a prescindere dalla legge esterna, che può esserci ma può anche non esserci, dovremmo tutti, io per primo, quindi non è affatto un'esortazione agli altri, ma è un invito innanzitutto a me stesso e alla mia coscienza, dovremmo tutti quanti, insomma, capire che potremmo aver come stella cometa da seguire quel dovere che con il buon senso e con la razionalità, come suggeriva il buon Immanuel Kant, tutti quanti possiamo individuare. Voi sapete che Micromega a suo tempo ha promosso una petizione perché fosse immediatamente fatta valere la prescrizione della legge del 1957 numero 261, per cui il senatore Silvio Berlusconi non poteva e non doveva essere candidabile. Parecchi di noi l'hanno firmata, ma così come parecchi di noi del Movimento, anche parecchi del PD. Salvo poi firmare anche un disegno di legge a prima firma Massimo Mucchetti, che in pratica rinnegava la richiesta avanzata da Micromega, perché in questo disegno di legge si lasciava tempo, un anno, affinché la situazione venisse chiarita e venisse concesso all'onorevole Silvio Berlusconi di optare fra. Però io dico, cioè, qua civiltà incompatibile. Sì, ma qua, cioè, non possiamo prenderci per i fondelli. Tu fino a ieri mi firmi questa perché hai una convinzione forte e poi fai retromarcia perché forse arriva qualche input dall'alto e pertanto arrivando a questo input devi contraddirti. Io ne ho, fra virgolette, le scatole piene di confrontarmi con gente che è capace di autocontraddizione continuamente. La cosa che mi fa rabbia, io sono modestissimo lettore di libri di filosofia, chi ha a che fare con la filosofia poi a un certo punto si innamora della logica, e cioè quelli tutto sono tranne che logica, ma non lo sono, non per difetto cognitivo, bensì per difetto volitivo, perché poi l'illogicità in termini morali diventa l'ipocrisia, e l'ipocrisia è uno strumento di grandissima facilità da usare, perché così con qualunque potere tu ti mantieni sempre a galla. E chiudo, poi lascio la parola a chi vuole intervenire. Un'altra cosa che mi è stata detta pochi giorni fa: i renziani prima, erano molto molto titubanti, erano molto introversi perché erano pochi. Perché quando sono stati eletti, su 108 che sono in Senato, i renziani erano 3-4, mi è stato detto. La De Monte, che è mia collega in Commissione Affari Costituzionali. Adesso circa la metà del gruppo è senato. Per cui, cioè, non ti domandi certe cose. Io posso capire, guardate, senza cattiveria, io posso capire che si cambi idea, ed è giusto, ed è giustissimo cambiare idea, però che
che si cambi idea alla velocità della luce in funzione delle contingenze sempre favorevoli del momento, francamente, cioè io rimango basito. Questi hanno una velocità straordinaria nel trovarsi sempre al posto giusto. Aspetta, prima che si raffreddi il cadavere, nel senso che qui a Bologna il sindaco Miero là, il giorno prima dell'elezione era completamente bersaniano e massacrava Renzi in una maniera spocchiosa, una stereotipata. Io sono un sindaco come lui che pensi a fare il sindaco. Il giorno dopo l'elezione, anzi, agli exit poll, neanche il giorno dopo l'elezione, agli exit poll era già diventato renziano con me. Ma lo fanno con naturalezza che, come stavi descrivendo tu, è davvero imbarazzante. Per cui, scusatemi se ve lo dico, io da un lato ho una certa simpatia per quelli che convintamente ancora oggi sono anti-renziani. Perché almeno se difendono la linea, cioè, almeno io ce ne ho diversi in commissione. Ma fra l'altro alcuni sono pure Emiliani, c'è cioè Migliavacca, Pizzetti, e vabbè poi c'è la Finocchiaro, c'è la Lomoro. Però almeno loro sono rimasti abbarbicati alle loro posizioni. Buon Dio, almeno hanno la dignità di perdere e di saper perdere. Invece quelli non sanno perdere e devono sempre riorientarsi per la vittoria. Ho già cambiato idea anche io, però. Non so. Comunque prima ci hai lasciato pensare, presupporre che nel PD siamo ordini dall'alto. Sai che questa è prerogativa solo del Movimento 5 Stelle, che hanno dittatori che ci guidano costantemente, e quindi non mi puoi far cadere la mia convinzione che il PD non sia assolutamente democratico, ma abbia forti che gli fanno cambiare la vita. Mi sono dimenticato un passaggio, vi ricordavo di questa seduta che si è svolta il pomeriggio del 12 novembre, ad un certo momento ci hanno fatto vedere quelli della Lega, era arrivato un tweet da Firenze. Il 20 novembre sarà pronta la nostra proposta di riforma elettorale, poi non è stata pronta neanche il 20 novembre, per cui all'inizio era stato dato tempo una settimana e così via. Poi ti ho detto, ci hanno portato alle lunghe fino al 2 di dicembre. Ma loro si sono trovati padroni prima ancora che fosse investito di tale autorità e di tale ruolo. Il punto è che, questo però riguarda non soltanto il PD perché riguarda noi italiani, c'è un bellissimo libro di Maurizio Viroli, così ho sentito pronunciare, io pronuncio prima Viroli, lui è un discepolo di Norberto Bobbio, La libertà dei servi. È un libro in cui si fa capire come noi italiani, per come già suggerivano alcuni ai tempi di Machiavelli e non soltanto di Guicciardini, noi si fosse portati, prima ancora che ce lo si chieda, ad obbedire. Siamo degli adulatori proprio abitudinari, per cui prima ancora che si inseri il potente, noi siamo già a ponderargli il trono, comunque a trasformargli la sedia in trono. E questo è un difetto che abbiamo noi. Noi dobbiamo invece recuperare un'idea di dignità che è quella che accompagna poi il nascere dei pensieri democratici in tutto l'Occidente, non soltanto, sulla funzione, cioè sulla base di quella idea di dignità noi potremmo anche costruire un'idea di democrazia in cui la Costituzione, piuttosto che pubblicata sulla Gazzetta, venga finalmente applicata da noi italiani con i comportamenti concreti. Queste sono cose che anche Nick sa, il Senato è un edificio pubblico, e mi pare che negli edifici pubblici viga la legge, non si dovrebbe fumare. Ma noi italiani, a differenza dei tedeschi, usiamo moltissimo il condizionale. E io per primo non si dovrebbe, questo già mi fa capire che si fuma, e si fuma abbondantemente. A me è capitato, io non sono fumatore, a me è capitato di trovarmi di fronte a persone che, pur stando in uffici pubblici, abbiano fumato, ma perché mi hanno preventivamente chiesto: ti dà fastidio, posso, chiudo la porta, rimaniamo soltanto io, va bene, non ci sono problemi, lo fai anche per cortesia e non lo dovresti mai fare. Ma fumare semplicemente perché sei presidente di commissione oppure ex ministro e così via, quindi tutto ti è dovuto, e quello è un altro discorso, perché c'era un'altra idea del potere. Chiedi una cosa a Corrado, poi dopo se ce la
stupido, ma alle 8 dobbiamo chiudere, forse siamo già un pochino lunghi. Forse avevo capito male io, che voi non sono neanche lavorato, sono un fotografo. Confesso i miei limiti. No, ti chiederei magari di darmi qualche precisazione su questo. Nella tua proposta, comunque nel tuo intervento, c'è appunto dicevi, è molto bloccato, dove fa fatica a legiferare, perché comunque ci sono questi continui passaggi. Non ricordo come hai chiamato il fatto che vanno avanti da noi, e ovviamente questo è uno dei motivi per cui noi, come Movimento 5 Stelle, comunque crediamo tanto che vengano ridotti come numero i parlamentari, e magari si parla anche che ci sia una Camera sola, comunque che senz'altro sia un'istituzione molto più asciutta, cioè con meno membri, e che quindi ci sia più velocità nei pensieri. Però non ero pienamente d'accordo, e questo ti ho capito bene, passaggio che dicevi, il governo, con il Premier, il Presidente del Consiglio, non ha la possibilità, poi che lo faccia oggi, perché comunque magari danno gli ordini lo stesso, il Premier quello che decide, però per quella che è la situazione che dicevi, il Premier dovrebbe essere un coordinatore e non spostare a i pareri dei suoi ministri, tantomeno ai pareri del Parlamento. Io ti chiedo se tu questo, come ho capito io, lo dicevi come fatto negativo, quindi dovrebbe avere più potere il Premier, o se invece possiamo dire che sia il Parlamento che deve. Noi spesso ci lamentiamo anche su Blocking Back, anche loro nei loro interventi, adesso poi voi siete nel grande del Senato, ma nel nostro piccolo in comune è la stessa cosa, cioè il consigliere comunale ti senti con contare una mazza, al di là del fatto che riesci far uscire lo scandalo, decidere a rompermi le scatole, a ritardare qualche decisione, però poi fondamentalmente quando devono decidere qualcosa di importante, lì decide la giunta, e da loro, come avete chiamato, d'urgenza, decreto d'urgenza, e si va, quindi ti rendi conto che effettivamente puoi solo aprire dei dibattiti, ecco, però poi il tuo ruolo è abbastanza destituito, ecco, quindi io credo che tutto il movimento abbia un'ottica di più potere al popolo, ma anche più potere decisionale, effettivamente più attenzione a quelle che sono le sollecitazioni che viene dal Parlamento. Chiaro che poi cioè, i tempi sono biblici, e non si fa nulla per esaurire i tempi biblici, per cui una legge di proposta popolare o di proposta parlamentare arriva a destinazione, diventa tutto più complesso. Ti chiedo di questo, tra l'altro, è importante, perché io sono assolutamente convinto, magari quando parliamo degli istituti di democrazia diretta, sono davvero dove la nostra costruzione è assolutamente rafforzata. Poi vediamo un po', magari non prendiamo un attimo. Rispondo innanzitutto a quello che mi hai detto. Bisogna distinguere tra il potere del primo ministro nel governo e il governo in Parlamento. Allora, per quanto riguarda il potere del primo ministro nel governo, la nostra Costituzione ci prima individua il Premier come primus inter pares, come un mero coordinatore. Secondo me c'è lo spazio per dare nell'ambito della compagine ministeriale anche potere. Ad esempio, introducendo il potere di proporre il Presidente della Repubblica la revoca dei ministri che si pongono in disaccordo rispetto al suo indirizzo politico. Ma questo non è una cosa incredibile, una modifica, un sovvertimento. Dicevo prima, il suo essere sindaco, non vedo perché non ce la possa avere rispetto ai suoi assessori, non vedo perché non ce la possa avere il primo ministro, che può evocare, che può evocare. Lì magari c'è necessario, per quanto riguarda il governo nazionale, un passaggio di piombo, cioè passare dal Presidente della Repubblica, che cui spetta avere formalmente il potere di revoca, ma quantomeno il potere di proposta di revoca dei ministri. Io francamente non ci vedo arrivare, c'è una cosa totalmente, ma sicuramente da fare. Per quanto riguarda invece il governo del Parlamento, siccome noi abbiamo un Parlamento che fa troppo, fa tutto male, invece bisogna dare meno cose da fare, ma che funzionano, che siano efficaci davvero. Per esempio, il decreto legge. No, il decreto legge è un atto approvato dal governo, che deve essere, ed ha valore di legge, forza di legge, cioè come se fosse una legge dal punto di vista della forza, è uguale alla legge del Parlamento. Proprio perché l'attribuzione di questo potere normativo è rilevantissimo, è eccezionale ed è subordinato alla sussistenza di presupposti di necessità e di urgenza,
è necessario che il Parlamento entro 60 giorni converta quel decreto in una legge formale. Se non lo converte, questo decreto decade addirittura con efficacia retroattiva, cioè come se non fosse mai stato approvato e emanato. Siccome noi abbiamo un Parlamento che funziona male, perché fa tanto e lo fa, e siccome il governo non ha strumenti per decidere, ad esempio, con l'ordine del giorno sulla creazione del proprio indirizzo politico, cosa fa? Praticamente approva decreti legge, e quindi lo strumento straordinario di normazione, secondo l'articolo 77 della Costituzione, diventa strumento ordinario. Per cui si, lo diceva l'idea che Giulio diceva prima, si produce leggi, si produce atti normativi sotto tipo decreto, con una ulteriore conseguenza, che proprio perché il decreto legge è straordinariamente, è un atto normativo che viene straordinariamente attribuito al governo, ed è necessario convertirlo entro 60 giorni, perché venga convertito spesso il decreto legge è per far, diciamo, per tagliare la testa al dibattito parlamentare, pone la fiducia, no? E dice, guarda, se tu non mi approvi l'emendamento, magari di origine governativa, io ritengo, cioè faccio sì, ponendo la mia fiducia, che tu il Parlamento mi stai sfiduciando. E allora i parlamentari, per paura che si crei un'instabilità politica, no? Con un possibile anche scioglimento delle Camere, si trovano costretti a votare la legge di conversione. E questo umilia la funzione del Parlamento. Perché? Oppure un altro trucchetto è arrivare in scadenza in aula. Certo, dopo domani scade, vedete voi quello che sta facendo. Quindi siamo, capito, nel mondo della rovescia, perché si cerca di riacquistare, no, poteri di indirizzo attraverso un uso patologico di strumenti che la Costituzione ritiene eccezionali. E allora io dico semplicemente razionalizziamo. Cioè, facciamo sì che individuando chino più di poteri al governo del Parlamento, ma poteri minimi, cioè ad esempio il potere di incidere sull'ordine del giorno, di creare appunto un canale privilegiato per i progetti di legge e di decisioni governative. In questo modo forse è chiaro che poi sta alle istituzioni e alle persone che interpretano le istituzioni, no? E che compongono le istituzioni, quindi a un certo punto si cambiare nel supporto. Sì, bisogna vedere poi. Però quantomeno si riuscirebbe a rendere, no, a razionalizzare la forma di governo, invece di arrivare a questa prassi assolutamente patologica del voto bloccato, la questione di fiducia sui maxi emendamenti che mortificano e minano la funzione del Parlamento. Quindi dico sì, più poteri, più limitati, individuali, ma che tendono appunto a far capire, a far dividere i ruoli, a far esercitare al meglio le proprie funzioni agli organi istituzionali come governo del Parlamento. Se c'è qualche domanda, vai. Scusate, parlo di quello che conosco non moltissimo, però secondo me il problema di risolvere la governabilità del paese risolve prima di toccare la Costituzione con una legge elettorale che non consente a certa gente di entrare al Parlamento per avere il requisito. Gallo, che conta come il mio amico, che quando preso per la scuola, insieme a qualcun altro che va a venire, che si allea con Forza Italia, Forza Spagna, con PD, con una di queste persone, non dovrebbe potersi alleare prima di avere il risultato elettorale, perché in questo modo chi non conta niente, come Gala, adesso mi viene in mente Gala, che c'è testa quella. E questa gente che non conta niente, conta poi qualcosa all'interno di un partito molto più grande, o di un movimento eventualmente molto più grande, rende tutto governabili, perché io devo fare un favore a mio zio, come ho detto prima, quindi se si mette un blocco al 5%, al 4-3%, a una cifra, e non ti allevi prima perché è vietato, poi dopo, una volta che tu hai preso il 5%, puoi parlare, quindi quando hai parlato ti allevi con chi ti pare, se no no, e finché non si risolve questa cosa, il problema rimane, perché adesso PD e PDL con una bella crocchio, sel, picco, pallino, e Forza Italia, nuovo centrodestra, centrodestra di l'altro, i democratici dopodomani, fanno tutta questa roba, prendono 35%, in realtà ne vengono molto meno. Dopodiché bisognerebbe porre un tetto per dare un premio di maggioranza effettivamente
a chi ne ha presi più, bisogna che decidiamo qual è la percentuale, perché se no comunque non si governa, perché mettiamo stranissima ipotesi che il Movimento 5 Stelle possa prendere il 39%, comunque ha perso con una legge elettorale in questo modo, quindi non va bene, quindi bisognerebbe mettere una soglia nella quale quando ho vinto io, dopodiché mi dici che maggioranza mi dai, se mi dai due senatori, tre deputati, per me la situazione dovrebbe partire da lì, poi non so cosa ne pensate voi. Sì, sì. Io sono assolutamente d'accordo con te, proprio sono assolutamente d'accordo, dico solo due cose sui sistemi elettorali, le grandi famiglie di sistemi elettorali si articolano tra sistemi proporzionali e sistemi maggioritari, no? Sistemi proporzionali in cui i seggi vengono distribuiti sulla base della percentuale di voti espressi tendono a favorire la rappresentanza, i sistemi maggioritari invece, chi ha un voto di più nel collegio vince, tendono a favorire la formazione di maggioranze coese nel Parlamento. Ora, non esiste in natura sistemi puramente proporzionali o esclusivamente maggioritari, cosa c'è? A parte l'Italia, perché l'Italia è un paese particolare, si cerca di unire, diciamo, elementi dei sistemi proporzionali e sistemi maggioritari per cercare di prendere il pregio. In Italia abbiamo fatto un po' il pregio dei sistemi maggioritari, premi di maggioranza ad esempio, perché calcolato senza la soglia minima di base, e il pregio dei sistemi. Quindi in sostanza abbiamo fatto un procedimento, no? Ma al di là di questo, noi dobbiamo trovare un sistema elettorale che tendenzialmente ci faccia capire al corpo elettorale che chi prende più voti governa, cioè chi prende con più voti cerca di perseguire senza compromessi il proprio indirizzo politico. Possiamo prendere sistemi, possiamo, diciamo, non voglio fare che vedere dei vari sistemi elettorali e sistemi in natura, perché non se non riusciamo più come funziona, però dobbiamo cercare di avere un sistema tendenzialmente, dico tendenzialmente maggioritario, si può fare con leggi nominali, si può fare con un sistema proporzionale con premi di maggioranza, una volta che si raggiunga la soglia minima, eccetera, eccetera, che dà certezza all'elettore, cioè che l'elettore, ma questo conviene a tutti, conviene anche alla forza politica, per esempio. Movimento 5 Stelle che io credo ambisca al governo del paese, non credo che il Movimento 5 Stelle voglia limitarsi alla mera rappresentanza di interessi, voglia realizzare un interesse. Cioè il grande malinteso è che il Parlamento e quindi anche il governo, che magari è legittimato per qualche di fiducia, debba solo rappresentare gli interessi. Quindi più interessi siano rappresentati, meglio è. La storia della prima repubblica in questo paese ci dice che così non è, perché più partiti, più interessi da rappresentare, quindi sostanzialmente più clientelismo, più diciamo meno capacità di grandi riforme strutturali, di idee di paese. No, pensate a quando il pentapartito si è governato per 12 anni, no? Cioè, quando era PC, PSI, PRI, PLI e PSI, e per loro si sono ricoprati in italiano, che era una cozzaglia, in teoria ideologicamente diversissimi, ognuno aveva, che stavano assieme semplicemente per, appunto, favorire, frammentare l'interesse generale e favorire interessi microsettoriali di comodo clientelare. Questo non deve più accadere in questo paese. Si giustificava allora perché c'era la guerra fredda, c'era il grande blocco, c'era la convenzione dei studenti, che il Partito Comunista non poteva, no? Per patto ad esclusione, no? Arrivare al governo del paese, ma non si giustifica più adesso. Il partitismo è un valore, ma un valore che deve essere lanciato. Quindi tre, quattro grandi partiti, con individuati appunto che hanno un diritto di tribuna, no? Che hanno un diritto di rappresentanza attraverso appunto una soglia di sbarramento un po' più alta, no? Per cui soglia di sbarramento vuol dire che chi non raggiunge una percentuale minima di voti non ha diritto alla distribuzione di seggi, no? Che si contenda appunto il governo, si contenda il governo del paese, però non fa un'intenzione assoluta, cioè non sempre un numero indefinito di partiti vuol dire, no? Migliore democrazia, più rappresentatività. Non è vero che più democrazia, forse nel sistema ideale, ma siccome qui nella democrazia diretta, no? Ma quando si parla di democrazia rappresentativa,
iniziativa vuol dire rappresentare e realizzare gli interessi, quindi bisogna cercare un equilibrio. Questo solo voglio dire. Dico solo una cosa sul, se no poi magari non dico. Lo sapete che Porcello è vigente, vero? È vigente. È vigente, non c'è stata nessuna sentenza della Corte Costituzionale, è stato un comunicato stampa. Comunicato stampa che dice che gli effetti giuridici della sentenza, come dice il 136 della Costituzione, saranno appunto, decorreranno dal momento della pubblicazione della sentenza. Fino ad allora il processo è vigente. Quindi semplicemente la Corte ha fatto un atto politico con questa comunicazione. Ha detto ragazzi, cioè Parlamento, muovetevi a individuare una legge elettorale che tenga conto di queste cose che vi sto dicendo, in particolare premi di maggioranza senza soglia minima, liste bloccate, e intervenite prima di la decisione, perché lì sarà il caos. Quindi muovetevi a fare una legge elettorale. Quindi questo semplicemente per scombrare il campo, no, ad alcune anche ricostruzioni fantasiose, no? Ancora il processo di gente. Quindi domanda per Gabogliano, Giacolino, ma qualcosa, no, magari facciamo una cosa, una cosa, Gabogliano, una cosa. Siccome l'ho letto da più parti, il discorso che la stessa Corte Costituzionale, essendo per un terzo, se non sbaglio, nominata, votata dal Parlamento, potrebbe avere in questo momento una forma di costituzione. L'ho letto, forse anche Travaglio ha fatto un editoriale su questo, ti chiedo se in questo ingarbugliamento totale in cui ci hanno fatto entrare. Rispondi certo. Sì. No, è una scusa. Perché la dichiarazione di annullamento, la dichiarazione di legittimità costituzionale, che è efficace a retroattiva, quindi travolge per davvero tutti i rapporti giuridici, però si arresta di fronte ai rapporti esauriti. No, cioè quei rapporti giuridici che siano già esauriti e che non hanno, quindi non dipendono più effetti giuridici. L'atto di elezione del giudice della Corte Costituzionale si esaurisce al momento dell'elezione stessa, è esaurito quel rapporto. E quindi non spiegheranno più effetti, no? Anche perché se no sarebbe un circolo tremendo, per cui è legittimo il Parlamento, è legittimo il Presidente, è legittimo la Corte Costituzionale, paradossalmente è legittima la sentenza, e quindi il processo non può essere qualificato, cioè stiamo parlando di cose, no? Cioè il limite è sempre della certezza e dei rapporti giuridici, no? Che non possono essere. Allora, io mi chiamo Nicolini e non pesto, sono convinto che la Costituzione dovrebbe essere migliorata, tanto che 20 anni fa fece uscire un opuscoletto intitolato Appunti per una Costituzione libertaria, in cui appunto rivedevo articolo per articolo la Costituzione, dandone una versione più libertaria, no? Non è che pretendessi di essere chissà chi, però per dire, per evidenziare che ogni singolo articolo potrebbe essere mutato in senso maggiormente libertario. Ora, io non ho capito bene qual è la posizione del Movimento 5 Stelle, nel senso che qui ha parlato un costituzionalista il quale ha esposto una serie di revisioni in senso autoritario, chiaramente autoritario, cioè predominio di esecutivi rispetto al Parlamento, per esempio, maggioritario piuttosto che proporzionale, diciamo, un cambiamento in senso chiaramente autoritario. Ecco, Morra invece non si è pronunciata perché ha fatto un discorso giustissimo, ovvero sia la Costituzione e le norme devono vivere dentro di noi prima che sulla carta, perché sulla carta qualsiasi cosa si aggira, è giustissimo quel che dice, però in questo modo è un po' girando intorno alla cosa. Io domando a lui come è esponente del gruppo parlamentare, la vostra idea di riformare la Costituzione è in senso libertario o in senso autoritario? Perché io questo ancora non l'ho ben capito. Sono dell'avviso che, essendo la Costituzione il tutto delle norme che accompagnano il nostro vivere quotidiano, la Costituzione non possa che essere al massimo uno strumento di garanzia delle nostre libertà individuali. Da questo punto di vista, per esempio, mi piacerebbe che potesse essere ripresa anche da noi la questione dei 10 emendamenti che vengono fatti alla Costituzione.
statunitense a difesa dei diritti dell'individuo e contro lo strabordare dei poteri dello Stato. A me piacerebbe tanto che la Costituzione nascesse, quella reale, quella materiale, quella vissuta, da un dibattito che io sono contro personalmente tutte le forme di autoritarismo, anche perché insegnando ho capito da subito che l'autorità te la conquisti con gli argomenti che sai offrire, perché hai dei contenuti e hai anche dei modi con cui offrire quei contenuti. L'autorità impresa in altro modo, sì, ma l'autorevolezza ti dà anche autorità, perché alla fine ti stanno anche a sentire. Cambia fra di noi, questi sono ragionamenti, sono delle riflessioni che riguardano le dinamiche dei gruppi. Quando è che ci si fida e quando è che non ci si fida dell'altro? Può essere, molto spesso cambia anche fra di noi, che vengano compiuti degli errori, però non c'è alcun errore, per quanto tremendo possa essere, che può incrinare la fiducia nell'altro. Se l'altro tu lo senti, lo avverti come un fratello, perché l'altro ti si pone al tuo stesso livello. Quindi tutto questo ti permette di sviluppare empatia e di capire che non c'è alcuna pretesa autoritaria di superiorità presunta da parte dell'altro. Io penso che, detto proprio in soldoni, la politica non possa che essere servizio e missione, che quindi le prime virtù del politico debbano essere modestia, umiltà e capacità d'ascolto. Detto questo, sono anche convinto che, per esempio, la Costituzione possa e debba essere riformata, perché contempla al proprio interno alcuni difetti genetici. Penso all'autarchia. Noi, perché eletti, siamo in pratica un livello più su, e tutto questo secondo me è fuori da ogni regola. Ma penso anche ad alcune inutili liturgie che hanno volutamente conservate, perché erano pre-repubblicane, al fine di sacralizzare il corpo del politico, come un tempo si faceva con i re taumaturghi. Per cui io vengo da un che era mercoledì, quando abbiamo votato la fiducia. Cioè, ore e ore e ore a perdere tempo, quando al contrario il paese, cioè i cittadini, cioè quelli che come me vivono nella scuola, negli ospedali, nelle fabbriche, vogliono al contrario che il Parlamento si occupi di questioni reali. Lo vogliamo togliere il balzello dell'Iran, cerchiamo un pochino di ratificare un accordo internazionale che ci favorisca, ragioniamo di trattamento dei rifugiati politici. No, ore e ore e ore bloccate sulla fiducia. Vabbè, sarà soltanto la fiducia? No, perché poi per ogni norma, per ogni provvedimento c'è discussione generale, che i gruppi hanno questi, e poi allora ti accorgi che c'è gente che, sapendo di essere in qualche modo ripresa, si va a fare il proprio mini spot elettorale, e quindi c'è il senatore che alla fine d'aula ti deve far sapere che stanno tagliando anche i cipressi sopra il porto di La Spezia e che quindi bisogna intervenire. Tutto e di più, ma scriveva Schopenhauer, scusate, in un passaggio insomma molto denso del mondo come volontà e come rappresentazione: tu mortifichi una procedura ripetendola per ennesime volte. Se tu inizi a mangiare piatti di tortellini, agli inizi te lo gusti, che è proprio un piacere formidabile, ma dopo che sei all'ottavo piatto di tortellini, cioè li stai mangiando a forza, perché evidentemente è qualcosa che non puoi più gustare. E allora il punto è che noi manteniamo in vita, queste sono riflessioni weberiane, ma queste anche Pareto, Mosca e così via, certe cose che non c'hanno proprio ragione d'essere in una gestione democratica e dal basso al potere. Per esempio, ecco, questo sì, ve le dico rapsodicamente, a me piacerebbe tanto emulare i colleghi eletti in Emilia e attivare l'istituto del recall, sottoponendoli
gli eletti periodicamente a controllo da parte dei direttori. Perché per esempio, poi anche questa legislatura ha annoverato già subito casi del genere. Se io vengo eletto con l'Inter, perché a metà campionato devo giocare con il Milan e poi chiudere il campionato che sono con la Juventus o con la Roma? E poi invece la normalità, perché ci attacchiamo sempre dietro il 67 della Costituzione, ma il 67 della Costituzione mica significa che puoi fare tutto e anche di più. Significa piuttosto, e io questo lo accetto, che tu devi essere libero con la tua testa, con la tua coscienza, e allora a me piacerebbe tanto ragionare con i colleghi, ascoltandoli, venendo ascoltati. Io mi sono sentito, e chiudo, mi sono sentito dire da una collega Fedeli, l'ha detto pubblicamente, per cui lo posso ripetere, c'è un'altra persona, che tutto sommato la nostra proposta di legge elettorale era quella che più la convinceva. Modello iberico miscelato con alcune cose relative alla preferenza del modello elvetico. Però questo me lo dice quando mi incontra con un amico davanti al Pantheon. Quando si entra da dentro, la disciplina di partito impone tutt'altro atteggiamento. E allora torniamo alla logica del doppio binario. Io sono certamente a favore di un modello rappresentativo che permetta al governo di eseguire, ma sempre proponendo e mai imponendo. Queste parole le ho ricordate quando ho ragionato di Notav, Tav e via dicendo. Anche operazioni forti di eventuale impatto ambientale, innanzitutto bisognerà considerare se tecnicamente sia effettivamente necessario, perché molto spesso nascondono solo i suoi grandi interessi economici. E secondo poi vanno fatte sempre con il consenso della popolazione. E il consenso della popolazione tu lo puoi ottenere o in due modi, e qua secondo me si gioca la partita, o attraverso la demagogia di chi mantiene per decenni il popolo nell'ignoranza. E noi in Italia abbiamo da decenni disinvestito in istruzione e formazione, facendo un danno irreparabile, oppure attraverso l'acquisizione di un consenso ragionato che nasce dalla conoscenza e che si fonda su una prospettiva di cognitivismo etico, per cui nessuno è cattivo in partenza. E come sostenevano tanti, si diventa, io non dico cattivi, ma diciamo così, aperti al comportamento pessimo perché si è ignoranti. E purtroppo noi italiani siamo sempre più arretrati da questo punto di vista. E guardate, io vengo dalla scuola, l'appello che mi sento di fare è affinché veramente torni ad esserci un'attenzione forte nei confronti delle dinamiche di conoscenza. Dinamiche di conoscenza significa perché si può apprendere, per fortuna, non soltanto nelle aule di scuola. Io ricordo che migliaia e migliaia di italiani hanno imparato a leggere e scrivere attraverso il maestro Mario Lodoli, che andava in televisione e, mettendosi davanti ad una lavagna negli anni 60, insegnava proprio a fare delle asticelle e così via, proprio insegnava a scrivere. Qualunque mezzo, qualunque esperienza può diventare un'esperienza di apprendimento, sempre che ci sia la volontà giusta e i maestri giusti. Tutto questo noi lo potremmo fare rendendo il nostro paese un paese per emulazione meritocratico e non per concorrenza e per competizione meritocratico, perché se capiamo che Max, che è meglio di me, io per primo voglio che Max vada in consiglio comunale o Corrado o Giulio, perché ce n'ho io da guadagnare da questo sforzo collettivo, perché poi Max io non me lo perdo, perché andandoci anche a cena insieme io imparo da lui, affinché poi il discepolo possa anche superare il maestro con una competizione che non è mai ad accoltellare l'altro. Per me sono fondamentali le riflessioni di Carl Schmitt. Noi abbiamo nel Novecento trasformato
l'avversario che doveva essere convinto perché poi poteva diventare un tuo alleato, l'abbiamo trasformato in un nemico. Allora il nemico va soltanto abbattuto. Oggi gli abbattuti, per esempio da un punto di vista elettorale, sono coloro che non si recano alle urne. Io fino a quando il movimento non mi ha dato fiducia e non si è presentato, per decenni non ho mai esercitato il mio diritto di voto. E questo perché venivo castrato nei miei diritti fondamentali di elettore, prima ancora che di. Adesso io vorrei, per esempio, ecco, attivare tante dinamiche per cui possa render conto di quello che faccio, perché la decisione è pur sempre un momento di straordinaria responsabilità. A me piacerebbe tanto avere delle dinamiche per cui condividere con altri il peso di queste decisioni, anche perché se decide uno solo, l'errore è soltanto suo ed è facile sparare addosso, ed è anche una forma di deresponsabilizzazione che eticamente ci fa crescere ben poco. Al contrario, se si riesce a condividere il momento della decisione, si cresce tutti, anche sbagliando. Volevi tu dare una risposta, poi odiamo perché dare una posta del potere di revoca di questa presenza del Consiglio dei Ministri, dare la possibilità di incidere sull'ordine del giorno, non mi sembra autoritarismo. Nell'ambito di un sistema che riconosce la magistratura indipendente, nell'ambito di un sistema che riconosce la Corte Costituzionale per dichiarare l'illegittimità di una legge, rendere più razionale il sistema di governo, non mi sembra autoritarismo. Sembra efficiente. Sburocratizzare, per più veloce, più trasparenti i processi decisionali. No? Riconoscere magari accanto a questo anche la possibilità di introdurre piccole deroghe sugli istituti di democrazia diretta. Per esempio, il quorum strutturale del referendum collettivo, per cui non è valido il referendum se non si raggiunge la maggioranza di uno degli eletti, è una cosa che non sta né in cielo né in terra, in un sistema in cui ormai c'è un tasso fisso, fisiologico di astensionismo quando va bene del 25%. Del 20% per le elezioni politiche. Quindi magari calcolare quel quorum strutturale sulla fluenza delle ultime elezioni politiche, no? Invece che su una quota fissa, un tasso fisso, secondo me sarebbe ragionevole. Così come dare più forza al potere di iniziativa legislativa. Noi sappiamo che è un feticcio adesso il potere di iniziativa legislativa popolare, perché poi, dopo che vengono raccolte le firme, viene lasciato completamente al Parlamento la possibilità non solo di approvare, ma addirittura di discutere quel progetto di legge, no? E invece, ad esempio, richiedere, no, al Parlamento un obbligo di esame e di deliberazione, quantomeno, su quel progetto di legge, con una sanzione, ovviamente. Se quel progetto di legge non c'è una pronuncia esplicita, quindi un'assunzione degli eletti di fronte al corpo elettorale, si va a referendum, che diventa non solo quindi abrogativo, come vuole il 75, ma anche un referendum propositivo. Bene, queste mi sembrano ulteriori proposte che sembrano lontane dall'autoritarismo, no? Prima non avevi parlato di questo, prima avevi parlato di rafforzare gli esecutivi nei confronti del Parlamento, no, però per e di sostenere il maggioritario nei confronti del proporzionale. Quindi diciamo che è un autoritario che voglio dire, se è l'isola di Averna, non puoi dire che non è autoritario. L'Inghilterra si vota dal collegio nominale con sistema maggioritario da avanti di tempo, non se siamo autoritari, ma a me è conosciuto una vita. È certo che sì, che l'Inghilterra è